Amiche e amici, buonasera, benvenuti a una puntata speciale di Un Caffè con Carri. Siamo tornati per l'occasione perché la settimana scorsa è successo qualcosa davvero di straordinario. Faccio così questa piccola presentazione. Un Caffè con Carri speciale Quirinale. Abbiamo tre ospiti che io definirei d'eccezione per parlare di quanto accaduto. C'è veramente tantissimo di cui parlare, di cui discutere. Lo facciamo anche con tutti quelli che ci seguiranno qui in diretta su Twitch. Tranquillamente possono anche i nostri spettatori lasciare commenti ai vari post dedicati alla puntata, a questa puntata qui, su Facebook. Lasciare commenti o tranquillamente su intanto c'è un ritorno fastidioso di audio, vedo di ecco qui, non dovrebbero esserci adesso problemi. Intanto, allora, andiamo alla presentazione degli ospiti. Cominciamo da il buon Francesco Castaldi, giornalista di Isola Verde TV, ormai il Marco da Milano di Un Caffè con Carri. Buonasera. Buonasera, grazie Andrea per l'invito, grazie insomma a coloro che avranno la pazienza di ascoltarci. E naturalmente io ringrazio anche a parte te per ecco, è già saltato Francesco Castaldi, perfetto, quindi almeno ai saluti ci siamo arrivati. Però io saluto anche un esperto di comunicazione, con lui ne avremo tanto di cui parlare su come sono mossi i partiti, Enrico Nappi. Buonasera Enrico. Ciao Andrea, buonasera a tutti e speriamo bene, dai. E buonasera anche al nostro caro scrittore Arturo Perrotta, anche lui tante volte ospite a Un Caffè con Cardi. Ciao Arturo, benvenuto. Buonasera, è bello essere tornati, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, doveva tornare Caffè con Cardi. Privatamente, ci mancava questo format. È vero, ci mancava veramente, veramente tanto. E l'occasione delle elezioni per il Presidente della Repubblica veramente è stato propizio, perché davvero è successo di tutto in questi 6 giorni. Alla fine noi dovevamo eleggere, noi, il Parlamento, i grandi elettori, doveva eleggere il 13° Presidente della Repubblica Italiana. Si è arrivati alla soluzione, e molto probabilmente quella più conveniente, ovvero la rielezione del Presidente Sergio Mattarella per un nuovo settennato. Poi andremo a capire se effettivamente sarà settennato o meno. Parto da Francesco Castaldi. Alla fine si può tranquillamente parlare di sconfitta della politica. Sì, decisamente, senza insomma dover attingere a particolari metafore o citazioni. Insomma, si è trattato di una debacle della politica italiana, dall'estrema sinistra all'estrema destra, nessuno escluso. E mi fa anche specie che in qualche modo i vari leader politici, oltre ad autoapplaudirsi, in qualche modo cerchino di strappare la palma del vincitore, di strapparsi vicendevolmente la palma del vincitore, quindi di autoattribuirsi la paternità di quella che assolutamente, ed è sotto gli occhi di tutti, anche di un bambino delle elementari, una sonora sconfitta. Tra l'altro siamo stati bastonati, anzi, come piacerebbe dire al direttore Mentana, blastati, ecco, dalla stampa straniera, che insomma ci ha riservato di titoli poco, assai poco edificanti, ma assolutamente meritati. E insomma hanno puntato tutti quanti le fiche sull'usato garantito, insomma su Mattarella, che mai avrebbe, insomma, in una situazione del genere, avrebbe mai lasciato la barca, quindi insomma simulando in qualche modo, emulando Schettino. Però ecco, c'è tutta la responsabilità della politica di aver lasciato il timone in mano a una persona che aveva più volte palesato nel corso dello scorso anno la propria volontà di terminare la propria esperienza al Quirinale. Io mi aspetto, insomma, bene, ne parleremo sicuramente diffusamente nel corso di questa trasmissione. Mi aspetto, insomma, una dura presa di posizione da parte del presidente Mattarella nel corso del discorso di insediamento, che si svolgerà
il 3 febbraio, quindi nel pomeriggio del 3 febbraio, e mi aspetto anche che detti, ma marchi i paletti, insomma, di questo, che secondo me non sarà un settennato, insomma, non sarà un settennato pieno, io credo che rimarrà fin quando è necessario, ecco, fin quando serve, volendo usare le parole che ha utilizzato il presidente, che giustamente amatissimo, giustamente, ecco, era la soluzione ormai, era la soluzione necessaria, era la persona sulla quale puntare, perché dopo una settimana di impasse certamente non si poteva lasciar vuota la casella del Quirinale, atteso che, insomma, nel mondo, ecco, lo voglio dire a coloro che magari hanno perso tempo, hanno tergiversato, quei parlamentari che hanno tergiversato nel corso di questa settimana, ci sono ben altre problematiche, penso insomma alle problematiche tra Ucraina e Russia, insomma, che certo, sono coinvolte anche gli Stati Uniti, quindi ci sono delle problematiche anche di carattere sociale. Lo voglio ricordare a loro, signori, siamo nel pieno di una pandemia, quindi ci sono tutta una serie di problematiche economiche e sociali, insomma, che hanno sicuramente la necessità di essere evase quanto prima, quindi aver perso tempo e soldi, insomma, durante questa settimana veramente ci fa molto sfigurare di fronte all'opinione pubblica internazionale. Assolutamente sì, e anche di questo poi si dovrà parlare, ne dovranno parlare i protagonisti di questi sei giorni. Enrico, dal punto di vista comunicativo, direi, prima di addentrarci poi in quello che dello spettacolo indegno offerto dai partiti, è stata una comunicazione efficiente secondo te tra appunto i leader e i cittadini alla fine nel convincere che evidentemente si doveva arrivare alla scelta Mattarella, un po' perché obbligata e un po' perché alla fine era la scelta più ovvia dopo quanto accaduto nei giorni precedenti? Ma Andrea, guarda, sarei quasi tentato nel risponderti con una battuta, nel senso che se l'obiettivo della comunicazione politica di questi ultimi giorni era quella, magari voluta o diciamo così meno, ma era quella di segnalare all'elettorato l'intotale capacità di questa classe politica di decidere, e allora la loro comunicazione è stata un po' impeccabile, perché credo, certo, che in questo momento tutti, dagli elettori di estrema sinistra a quelli di estrema destra, paradossalmente sono tutti in accordo su un punto, ovvero sul grande sentimento di delusione nel vedere appunto i loro rappresentanti in Parlamento comportarsi fondamentalmente all'esatto opposto rispetto a quello per cui sono stati votati, ovvero, certo, semplicemente decidere, poi senza entrare nel merito delle decisioni, ma decidere. Perché appunto i fatti poi la rappresentanza politica questo è: delegare a qualcun altro l'onere di prendere delle decisioni al nostro posto. Nel momento in cui queste decisioni non vengono prese, ma si porta avanti, insomma, lo spettacolo al quale abbiamo assistito in questi giorni, per poi arrivare alla, diciamo, alla soluzione tra virgolette scontata, all'usato sicuro, come abbiamo detto un secondo fa, e allora c'è sicuramente tanta, tanta delusione. Da un punto di vista, diciamo, un po' più, diciamo, tecnico, insomma, per concludere, insomma, con una risposta al 50% seria, io credo che il lavoro che sia stato fatto da questo punto di vista sia stato estremamente inefficace. Perché fondamentalmente non credo che servano poi grandi esperti per rendersi conto che la prima cosa che si fa in comunicazione è, banalmente parlando, comunicare al nostro ascoltatore o ai nostri ascoltatori quelle che sono un po' le nostre intenzioni. E purtroppo questo è mancato, nel senso che, certo, nel momento in cui ogni giorno i leader delle principali coalizioni politiche, dei principali partiti politici presenti in Parlamento espongono una volontà diversa da quella del giorno prima, piuttosto che da quella twittata o postata mezz'ora prima,
e allora è evidente che l'ascoltatore va in confusione. Assolutamente. In confusione e inizia a fare fatica nell'interpretare poi quello che è il messaggio che si cerca di mandare, il quale concludo se pensiamo appunto all'inefficienza e all'insipienza che è stata dimostrata, allora da questo punto di vista, se il messaggio era questo, è stato sicuramente più che efficace, diciamo. Arturo, tu sei molto sensibile alle dinamiche politiche e i risvolti di essi poi sulla comunità, e penso che tu possa esprimere in pieno la percezione che hanno avuto i cittadini nel vedere questi 6 giorni. Ti chiedo un'idea di quella che ti sei fatta tu a vedere questo spettacolo che poi alla fine è andato a reti unificate da Rai 1, la 7, anche le TV locali. Ecco, una tua impressione su quanto è accaduto e se per te poi l'epilogo era scontato o meno. Mamma mia, che domanda. Allora, Andrea, no, perché questa situazione a me ha ricordato di quando seguimmo le elezioni anni fa del Presidente della Repubblica, e noi ridevamo perché puntualmente tipo usciva il nome di Magalli durante le estrazioni delle schede, ricordi? Eravamo sopra a Castel Morrone. Eravamo in radio, sì. E noi da una parte ridavamo su questa cosa perché cercavamo anche di alleggerire la cosa, però dall'altra parte eravamo spinti a una riflessione che penso sia la stessa che dobbiamo fare adesso. Cioè stiamo parlando di persone che in teoria sono elette da noi, ci rappresentano, quindi in un certo senso sono al nostro servizio, perché una cosa che noi a volte la comunità dimentica è che il politico è al nostro servizio come figura, e devi vedere delle prime votazioni in cui non vi è serietà. E uno dice magari non hanno le idee chiare, vogliono semplicemente tergiversare, ok, però se una cosa è che tu mi presenti per esempio un nome come quello di Alberto Angela, che io voglio capire che magari hai nella tua mente di utilizzare un rappresentante che rappresenti anche la cultura italiana, non ci vedo nulla di male. Anche io vedrei come Presidente della Repubblica uno scrittore, un divulgatore, non ci vedo nulla di male. Perché no? Sì. Poi però metti nomi come Amadeus, metti nomi come Rocco Siffredi e inizi quindi a riflettere su come questa classe politica, diciamo, agisce, ma non da adesso, ma già da un po' di anni. E io penso che noi ci troviamo in un periodo storico in cui stanno avvenendo particolari cambiamenti. L'introduzione comunque del potere dei social, un diverso tipo di modo di approcciarsi delle persone alla comunità, perché comunque se la nostra classe politica è quella che è, metà della colpa dobbiamo darla anche al cittadino, perché certo. Io penso sempre che la colpa sia del 50 e 50, perché se quella persona è lì non ci è arrivato sicuramente pregando, ma qualcuno l'ha detto, quindi il cittadino anche deve riflettere su chi ha scelto come proprio esponente politico. Io penso che una figura del genere che abbiamo fatto in questi giorni incida molto anche sulla credibilità, cioè nel senso io non mi sento più, già non mi sentivo prima ben voluto, cioè verso questa classe politica. Adesso immagino le persone intorno che iniziano a perdere anche a credere di meno nel politico, certo. Perché il politico è diventato anche un influencer, questo è il grande cambiamento, no? Adesso non si ascolta, adesso non si ascolta più il programma, ma si ascoltano i tweet, che siano veri o che siano falsi. E come diceva Francesco, dobbiamo anche pensare alla situazione storica in cui ci troviamo, che c'è una pandemia, no? Conflitto nel centro dell'Europa. È che io poi giustamente guardando, se tu guardi dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, a me vengono in mente anche le opere contemporanee che ci si presentano. Un film, per esempio, come Don't Look Up, spiega perfettamente la situazione in cui noi viviamo. Una situazione in cui il cittadino sembra addormentato, guarda il programma televisivo, guarda l'influencer sul telefono e non si rende conto, e la classe politica approfitta di questa cosa a sua volta. E questo dovrebbe spingerci a una profonda riflessione su com'è la situazione. Perché, diciamo, con la pandemia, io non immaginavo minimamente che una classe politica, cioè io mi aspetto che una classe politica sia sempre unita davanti al parere di una comunità scientifica. Cioè, io questa è una cosa su cui, per esempio, rifletterei.
a livello proprio sociale e politico. Cioè, com'è possibile che la politica, per esempio, si spacchi addirittura su quello che dice una comunità scientifica? Quindi figuriamoci se riescono a essere d'accordo per le elezioni di un Presidente della Repubblica. Purtroppo è sempre il problema è sempre quello. Quando si attua una determinata politica basata sul consenso, e solo e esclusivamente sul consenso, poi si arriva al disastro che è avvenuto in questi giorni. Però ecco, il politico si è trasformato, sì, non più in un'idea, perché prima il politico era un'idea, lui portava avanti un'idea. Adesso il politico è un venditore, ti vende un prodotto. Ogni politico sceglie il tipo di prodotto che deve vendere, la sua nicchia, e lo vende. E sfrutta l'intera dinamica dei social a suo vantaggio. Ovviamente non si sbaglia nel buon passo, però. Potrebbe anche essere una domanda che giro a tutti e tre. Questo potrebbe anche essere dettato da una mancanza vera e propria di scuola pubblica e di selezione, che magari avveniva in passato con Democrazia Cristiana e Partito Comunista, perché per essere candidato si doveva seguire un determinato percorso che oggi non avviene. Faccio l'esempio del Movimento 5 Stelle, che si basava sui like, tra virgolette, tramite la piattaforma Rousseau, e non credo che quello sia proprio un processo di... Però questo capita anche negli altri partiti, che probabilmente manca un vero e proprio processo di selezione sulla competenza, magari, e forse si è arrivato anche a causa di questa mancanza allo spettacolo increscioso che è andato in onda poi in questi sei giorni. Cosa ne pensate di questo? Se posso dire una cosa, no? È un problema, come sempre, è un problema di scolarizzazione. Se ci fate caso, cioè, nel senso, ecco, durante la Prima Repubblica, con tutte, insomma, sicuramente le brutture e le schifezze che hanno potuto commettere, però c'era una... Mi sentite? Sì, certo. C'era una... Sostanzialmente c'era una sorta di cursus honorum che bisognava fare per poter poi ambire a diventare magari segretario del partito, comunque dirigente di spicco del partito. E quindi questa formazione avveniva attraverso anche una sorta di scuola politica che era istituita all'interno delle sezioni. Ecco, non c'è più la sezione di riferimento, magari la sezione locale del partito, dove poter andare a discutere, anche litigare animosamente. Non c'è più questa idea che per arrivare magari a Montecitorio, quindi per arrivare nei palazzi del potere, c'è bisogno di una scolarizzazione, quindi di imparare, diciamo, di avere un'alfabetizzazione, un'infarinatura quantomeno, ecco, di cosa significa entrare all'interno dei palazzi del potere e poter insomma, quindi amministrare, governare milioni e milioni di italiani, quindi una volta che si viene magari chiamati, ecco, a dover governare un paese. Quindi manca proprio fondamentalmente questo. Manca proprio questo che poi, ecco, alla fine produce i mostri che vediamo all'opera ogni giorno. E non ma era una sfilata di moda, io non so se avete... Cioè, io credo che poi... Sì. Io non voglio assolutamente accostare, ecco, il termine sacro magari a una cosa profondamente laica come può essere, ecco, l'elezione del Presidente della Repubblica, però voglio dire... Ci vuole anche un po' di educazione per i luoghi dove si va, ecco, ad amministrare la cosa pubblica. Cioè, vedere Gasparri, faccio nome e cognome, no? Ma visto Gasparri che si cosparge praticamente di amichina le ascelle, oppure faccio un altro nome, Licia Ronzulli, la galoppina, una delle galoppine di Silvio Berlusconi, che... esce dall'urna, esce dal catafalco, ecco, ogni volta con un vestito diverso, quasi a voler fare una sfilata di moda, perché di questo si è trattato, quasi, hai capito, per farsi la foto mentre mette il voto nell'insalatiera. Mi sembra veramente qualcosa di poco rispettoso nei confronti dell'istituzione e anche nei confronti degli italiani che hanno messo lì. Però devo dire la verità, a proposito proprio di mancanza di rispetto, non so se siete d'accordo, magari nel primo giorno o comunque nei primi tre scrutini, leggere determinati nomi
può anche, ecco, essere un messaggio magari di stima nei confronti di una determinata personalità non politica, o comunque per dire, vabbè, siamo in una fase di stallo, divertiamoci in qualche modo, anche se comunque è brutto dire questo quando si parla dell'elezione del capo dello Stato, però arrivare al sesto giorno, all'ottavo scrutinio, dove ormai si era capito che la convergenza era su tutta su Mattarella, e leggere Giovanni Trapattoni, ad esempio, tutto il bene per il Trap, con tutto l'immenso rispetto che abbiamo per il Trap, per il movimentista di tutti i calciatori del minuto, però onestamente mi sembra veramente un affronto alla pazienza degli italiani questo. Che poi il problema non è neanche, secondo me, la questione dei giorni in sé per sé, nel senso, ci può stare che ci mettano giorni e giorni perché magari c'è un'indecisione, però almeno stanno vagliando delle figure istituzionali che tu dici, guarda, che nomi ci sono, effettivamente capisco la loro indecisione. Certo. Cioè, non è neanche un problema di questione di giorni, sono proprio una questione di come è stata, di come viene affrontata, ma come viene affrontata anche la politica ogni giorno. Cioè, non vedo più discussioni, vedo soltanto un io incolpo lui incolpa me, facciamo casino e... Magari magari c'è sempre di fondo un po' di politica, ci sta sempre, perché comunque qualcosina la devi portare di concreto, però secondo me viene portato avanti in modo sbagliato, cioè anche sì. Perché secondo me dai anche un cattivo esempio, tu sei un'istituzione, cioè dai anche un cattivo esempio. È vero. Secondo me ci sono degli, come dicevi tu Francesco, ci sono degli atteggiamenti da dover mantenere in un'istituzione, proprio, ma una questione di forma. Ma non perché mi aspetto che nell'aula, nel Parlamento italiano, voglio dire, non è il fatto di tenere la cravatta in un certo modo, non dico che non si possa ridere, non dico che non si possa fare qualche cosa di diverso rispetto alla norma, però mi aspetterei che globalmente si mantenesse un certo decoro, ecco, è questo quello che manca, proprio il decoro. Sì, sono veramente d'accordo. Ma così come Andrea adesso parlava della scolarizzazione, no? C'è anche un altro problema, secondo me, che anche il cittadino, perché la cosa l'ha sempre vista in modo... univoco, cioè da una parte e dall'altra, cioè il cittadino non è istruito alla politica, cioè io ricordi, non, a scuola non ti istruiscono, a parte diciamo la storia della politica, quindi magari un po' di storia di destra, di sinistra, di come si evolve la politica nel corso della storia, ok, ma non c'è un'educazione alla politica. Una volta c'era l'educazione civica, però si faceva poco, e si faceva giusto qualche un annetto di diritto, mi pare, Andrea, quando abbiamo fatto 2 anni di diritto all'epoca nostra. Allora, al classico io ho fatto 2 anni di diritto e poi 3 anni di economia, e diritto non l'ho proprio più toccato perché avevamo un insegnante che non prediligeva più l'economia che il diritto. Vabbè, levando l'insegnante, proprio come programmazione, secondo però, me sì, no, la programmazione... qualche educazione al cittadino, sì. Che lui deve sapere cosa può fare da cittadino, che può andare a vedere determinati atti, che può informarsi su determinate cose. Sì. Se no, cioè, tu sai che, per esempio, se ci succede qualcosa nella tua città, puoi andare al comune a vedere gli atti. Certo, puoi richiederlo. Anzi, invece il cittadino non lo sa e crede magari alla propaganda, a quello che dice, urla un politico su un social. E questa è mancanza di educazione del cittadino. Mancanza di educazione del cittadino e forse anche mancanza... un po' l'attitudine alla ricerca, perché poi quando si va su Google si riferisce di tutto e di più, anche delle fonti improponibili, vabbè, però questo poi è un altro discorso e magari approfondiremo con un altro speciale. Enrico, domanda così, a bruciapelo, chi ha vinto e chi ha perso in questa, chiamiamola anche tornata elettorale, che comunque elezione è stata, però... chi ha vinto, chi ha perso, penso che sappiamo chi, ma grosso modo chi più e chi meno. Bella domanda. Allora, dal mio punto di vista mi riaggancio molto a quello che diceva Arturo nella parte iniziale del suo intervento. Anche dal mio punto di vista non è un problema di quanti giorni siano stati investiti per fare comunque una cosa estremamente importante, tra l'altro, come l'elezione del Presidente della Repubblica. Il problema è cosa si è fatto in quei giorni. Io credo che da questo punto di vista la delusione della cittadinanza verta proprio sul
cosa si sia fatto, non su quanto tempo si sia speso per fare, almeno dal mio punto di vista, ma credo grosso modo che sia così, almeno un po' sondando un po' il giro in giro, il polso di amici, conoscenti, leggendo siti web, blog e quant'altro. Dal punto di vista dei vincitori e degli sconfitti, sinceramente io non vedo vincitori, anzi ne vedo uno, ma ti dirò dopo chi è secondo me l'unico vero vincitore di questa elezione del Presidente della Repubblica. Ma sicuramente gli sconfitti siamo noi per i motivi che ho accennato nel mio primo intervento. Poi sicuramente credo che esca sconfitta da questa elezione di Mattarella quella che a mio avviso era l'idea diciamo di base che era nel cuore un po' dei padri costituenti quando hanno scritto la Costituzione, i quali non credo contemplassero queste forzature, certo, alle quali facevi riferimento tu poco fa, e sono sconfitti dal mio punto di vista i leader politici, quindi non la classe politica in generale, quindi vado un po' più diciamo da vicino, e dal mio punto di vista proprio i segretari di partito, i leader politici, se pensiamo ai movimenti di destra o estrema destra o centrodestra, che dir si voglia, sono loro i veri sconfitti, perché si sono dimostrati, a mio parere, completamente incapaci di fissare una linea politica e di far sì che poi questa linea politica venisse seguita appunto dai loro rappresentati o dai loro, certo, diciamo, compagni di partito. Allora è chiaro che nel momento in cui incominciamo ad assistere a segni del tipo voto per Alberto Angela, per Trapattoni, per Rocco Siffredi e quant'altro, è evidente che quelle 100-150 persone che poi last minute hanno optato per questo tipo di scelta molto provocatoria e perché non hanno assolutamente assorbito quella che era la linea magari dettata quel determinato giorno, eccetera. Certo, sì. Da un punto di vista squisitamente politico, a mio parere, il vero grande sconfitto, insomma, è più diciamo uno a caso, una felice diciamo ricorrenza che sistematicamente si come è sempre lui, insomma, Capitan Coraggio, il quale poverino a un certo punto ha cercato di fare lo statista e come unico risultato ha prodotto il fatto di essere praticamente mandato a quel paese dall'unica persona che ancora dimostrava almeno pubblicamente di riuscire a sopportarlo, ovvero Giorgia Meloni. Certo. La quale poverina ha gettato i remi in barca anche lei, arrivata a un certo punto, in quanto quello che Salvini ha provato a fare si è poi dimostrato un harakiri totale, un vero e proprio seppuku, come dicono in Giappone. Sì, mi è piaciuto molto. No, mi è piaciuto molto un tuo tweet da Kingmaker a King Burger, è stato fantastico. Sì, in effetti sì. Bellissimo. Purtroppo Salvini è così. Salvini è come quelle classiche persone purtroppo molto anziane che magari nei bei tempi della loro gioventù magari ad un certo punto provano anche a fare una bella rincorsa, un bello sprint sulle gambe per poi fermarsi dopo tre passi rendendosi conto che purtroppo l'età non gli consente più di fare queste cose. Dal punto di vista di Salvini il suo limite sicuramente non è quello dell'età, che voglio dire è molto giovane e fortunatamente gode anche di ottima salute, ma il suo vero limite è la sua totale insipienza e incapacità politica fondamentalmente, perché soltanto un pazzo politicamente parlando può uscirsene dopo 5 giorni fondamentalmente di elezioni a vuoto nel proporre il presidente del Senato come nome donna, come diciamo spot elettorale dell'ultima moda, insomma, prodotta dai nostri rappresentanti per poi fare la fine che sappiamo. Il vero vincitore di questa tornata politica, a mio modesto parere, è il social media manager di Giorgia Meloni, che negli ultimi 2 giorni fondamentalmente ha registrato il record assoluto in termini di
engagement, quindi di ingaggio delle pagine ufficiali di Fratelli d'Italia, le quali ovviamente sono state poi immediatamente pronte, anche molto efficaci a dire il vero, dal punto di vista squisitamente legato alla, alla comunicazione del web marketing, sono state estremamente efficaci nel catalizzare intorno a Giorgia Meloni l'attenzione di quella vasta e trasversale platea elettorale di destra o centrodestra, che chiaramente anche questo giro esce insomma molto delusa, perché poi sappiamo insomma che notoriamente per gli elettori di centrodestra il Presidente della Repubblica è sempre un uomo di sinistra, e quindi certo, vedendo queste persone l'elezione del Capo dello Stato sistematicamente come una vittoria della sinistra, è chiaro che loro anche questa volta sono usciti molto delusi da queste elezioni, e chiaramente dal loro punto di vista chi non li ha delusi per l'ennesima volta è stata la Meloni, la quale temo che anche in questa circostanza raccoglierà comunque un frutto di quello che ha fatto nelle urne, fermo restando sì, che la Meloni resta comunque con la quale ha cofirmato il manifesto del centrodestra, che ricordiamolo, unito, compatto e più forte che mai, appena 10 giorni fa aveva proposto Silvio Berlusconi, dandolo come diciamo un vincente, un vincitore di fatto, e sappiamo come è finita. Sappiamo poi, esatto. Quindi se c'è un vincitore, c'è, per concludere, il social media marketing di, o social media manager, che dir si voglia, di Fratelli d'Italia. Se c'è un grande sconfitto, come al solito, è il Capitan Coraggio. Questa è una bella e arguta analisi. C'è Giacinto Di Padre, collega che salutiamo calorosamente, ha fatto un po' la sua analisi prettamente politica. Voglio vedere se siete d'accordo su quanto detto. Allora, esce sconfitta la Lega, Salvini rischia di perdere la coalizione e la posizione di leader del centrodestra, il Movimento 5 Stelle rischia di sparire, vedi lo scontro di Maio Conte, quasi potrebbe scrivere davvero puntate di Beautiful con protagonisti di Maio e Conte, qualcosa di straordinario. Esce più fortificato il Partito Democratico, il PD a guida Letta. Francesco, è un'analisi condivisibile del nostro Giacinto, che ringraziamo per il suo contributo? Sì, sicuramente, insomma, il, diciamo, il centrodestra, insomma, ma così come insomma anche il Movimento 5 Stelle, insomma, è un momento di grande incertezza e di grande, ecco, di riflessione da parte un po' di tutti, tutti coloro che compongono, ecco, in questo momento, insomma, che siedono in Parlamento, e credo che insomma nei prossimi giorni vedremo insomma le conseguenze diciamo di questa elezione. In questo momento si stanno leccando un po' tutti quanti le ferite, perché come giustamente ha detto Enrico Nappi, insomma, un vero e proprio vincitore non è possibile individuarlo, tanti tanti sconfitti, e vedremo adesso nei prossimi giorni, credo capiremo insomma le conseguenze. Non si è ancora risvegliato questo, la politica italiana in questo momento è in uno stato comatoso, insomma dovremmo vedere, ecco, al suo risveglio dovremmo capire quali sono le funzioni vitali ripristinabili e quali invece insomma inevitabilmente quali saranno le funzioni non più ripristinabili, quindi dobbiamo un attimino capire nei prossimi giorni, quindi è un'analisi che ancora credo non possa essere fatta ancora compiutamente, però sicuramente ci saranno dei cambiamenti anche abbastanza importanti, e li vedremo sicuramente già nelle prossime settimane, perché de facto è cominciata la campagna elettorale che ci porterà a febbraio marzo 2023, quando saremo chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento, che poi, ecco, ci sarà un nuovo governo, una nuova legislatura, in sostanza, che quando si rinnova il Parlamento si dà vita a una legislatura nuova. E qui bisogna aprire un altro fronte che è molto importante. Un accenno l'ha fatto prima Enrico nella sua analisi, perché ancora una volta si è ricorso a un'ipocrisia ormai prettamente italiana, credo, ovvero la retorica
della donna che deve stare ai posti di comando, al potere o appunto come capo dello Stato in quanto donna. E mi vengono in mente quelle immagini quando c'è stato l'accordo, presunto accordo Letta, Conte, Salvini, con gli ultimi due che sono usciti da questo vertice, in cui urlavano, soprattutto Conte, avremo un presidente donna. Però ecco, si ricorre, Arturo, sempre al solito discorso. Cioè, si parla della donna perché la parità di genere, perché appunto è una questione di consenso, questione di campagna elettorale, però poi alla fine io ho l'impressione che la figura della donna viene ancora una volta svilita, perché qua non si parla di competenza. Se si fosse parlato della Casellati e della Meloni come competenza, come comunque una è la seconda carica dello Stato, secondo Nove Belloni una personalità straordinaria come diplomatica, allora avrebbe avuto un senso. Però si è parlato di questi nomi solo perché esclusivamente donne, però anche qui c'è un cortocircuito. Allora, è un argomento molto delicato. È un argomento delicato perché siamo... è sempre una questione legata anche al nostro periodo storico, sempre periodo storico sociale. Non ci possiamo fare niente, siamo il riflesso del periodo in cui viviamo. In cui è un periodo in cui si sta dando molta importanza ai diritti, no? Si parla moltissimo di parità di genere, si parla moltissimo delle ingiustizie, anche non solo riguardo le donne, riguardo anche... la comunità LGBTQ+, cioè ci sono, si discute tantissimo della parità, e sappiamo che quando ci stanno questi grandi movimenti, dall'altra parte c'è sempre qualcuno che ne approfitta, perché il problema non è perché alcune persone poi hanno, perché ho visto dei commenti che ovviamente parlavano come te sulla questione del presidente donna, no? Sì. E molte persone ovviamente commentavano non volete un presidente donna, no, il classico. Ma allora, la questione è che a me personalmente non frega niente se il presidente è uomo o donna, a me frega che il presidente venga scelto e venga messo lì per le sue competenze. Assolutamente. Cioè non è una questione che deve essere donna o deve essere uomo, non me ne frega niente quello che è o quello che si vuole definire la persona che va lì, però siccome ha un ruolo particolare deve essere competente, deve poter rappresentare quello, non è che lo è. Però ovviamente sappiamo che la politica tende a strumentalizzare un po' le mode del momento, diciamo mode tra molte virgolette. Vabbè, hanno cavalcato un trend, diciamo. Esattamente, sì. Che dobbiamo fare? Ma è una cosa che sta andando ultimamente, se ci fai caso. Allora, io leggevo una riflessione interessante, ora non mi viene il nome del critico cinematografico, che andò a trattare, perché così ci ricolleghiamo a questo fatto del trend, perché ci fu una fortissima critica negativa, per esempio, sul film dei Ghostbusters, quello che fu fatto il remake in versione donna, quindi quei protagonisti di tutta una donna. Sì. E fu un flop. E le attrici dissero, il flop è stato causa del fatto che eravamo tutte donne. E invece questo critico cinematografico, mi sfugge il nome, mannaggia, se c'è mio fratello che ci segue, lui lo saprà sicuramente, disse, il problema non è che erano donne, il problema è che voi avete riciclato dei personaggi che già erano conosciuti in un determinato modo. Se vuoi valorizzare al cinema il ruolo della donna, crea da zero un ruolo di donna, crea da zero dei protagonisti che abbiano quell'immagine. Cioè non è che perché un giorno mi sveglio allora faccio Star Wars diventare più paritario, allora trasformo la figura di Han Solo in donna. Farti capire, non avrebbe senso, perché nella mentalità delle persone quel ruolo ha già una immagine. Devi potergli dare della novità, e lì prende anche valore, secondo me, perché se no stai dicendo che alla donna devo dare dei ruoli riciclati nel cinema. Esatto. Devo dargli il ruolo dei Ghostbusters, perché era un ruolo già importante, quindi per valorizzare la donna gli do un ruolo che è già affermato. Non può crearsi una figura femminile da zero, come magari poteva essere una Tomb Raider, per parlare un po' di cinema. E questo si può già tranquillamente identificare come una disparità. È una disparità, è una disparità mascherata in qualcosa fatto per la parità. E penso sia, penso sia l'esempio che possiamo fare per questa propaganda sempre, perché figurati, sarebbe bellissimo a vedere il primo presidente donna, ma che sia scelto perché il Parlamento è convinto che può fare un buon lavoro, perché è una figura che per loro è di riferimento. Non è, deve essere la solita, perché alla fine sono sempre i soliti litigi, chiamiamoli così, no? Assolutamente. È stato un cavalcare lui. Invece voglio che, è bello che ci sia un presidente donna,
ma che sia scelto da tutti quanti perché può fare quel ruolo e perché tutti si affidano a lei. Cioè, non così perché, esatto, non perché deve essere per forza donna in quanto donna, ma una persona che ora, donna o uomo che sia. Donna, uomo, può essere quello che vuole, però basta che sia scelto perché la classe politica si fida, perché il presidente deve tutelare non solo il cittadino, ma anche loro. Cioè il presidente è quella figura che ci rappresenta. Certo. Quindi deve essere scelto appunto perché ci rappresenta, perché deve essere come è stato Mattarella. E com'è tuttora sì, Mattarella. Infatti, se posso aprire una parentesi su una, certo, su una cosa che, tra virgolette, mi ha rincuorato / inquietato, è la reazione delle persone alla rielezione di Mattarella. Perché, essendo stato un presidente che è entrato facilmente nel cuore del cittadino, per vari motivi, perché penso sia molto vero come persona, è una persona che è stata vicino al cittadino durante un periodo difficile come quello della pandemia. L'abbiamo visto proprio con la scena del taglio dei capelli, è uno dei più emblematici, no? Che umanizza una figura che è importante. È come quando tu umanizzavi una figura come Pertini che esultava allo stadio, no? Sì, Italia-Germania 3-1. Sì. Non è solo un politico, ma è anche una specie di nonno della nazione, no? Mattarella è entrato, quindi è stato accolto anche con gioia dal cittadino, però paradossalmente il cittadino dovrebbe essere inquietato e arrabbiato da questa cosa. Sì. Cioè, lo ammorbidisce il fatto che è una persona che è nel cuore del cittadino. È questo che mi inquieta, che il cittadino, pur di sentirsi comunque al sicuro grazie a quella figura, perché Mattarella mette sicurezza, e anche io mi sento sicuro come lui come presidente, però dovremmo arrabbiarci per questa cosa. Uno, perché abbiamo impedito a quel poveretto di andare in pensione, se lo meritava. Cioè, parliamo proprio sul cavolo. A giocare a boccia, andare a San Vito Lo Capo a... No, buttandola sullo scherzo, io penso che sia una grande faticata avere a che fare con la nostra classe politica. Io penso che lui... Soprattutto interfacciarsi con determinati personaggi. Abbia gioito nel momento in cui sapeva di essere andare e si è sbiancato nel momento in cui doveva tornare. Non so quale senso del dovere lo ha smosso, perché io avrei detto, statemi bene. Cioè... perché proviene da una scuola politica, proviene da una cultura politica anche personale, insomma, da una sensibilità personale. Sì, non è una questione di generazione, sì. Non è una questione di. Cioè, hai visto che cosa ha detto? Gli interessi personali, gli interessi, insomma, pubblici anteposti a quelli personali. Quindi c'è anche una al di là, insomma, del riferimento politico, insomma, del partito dal quale proviene. Comunque c'è anche una grande umanità, il senso di responsabilità, non sono parole al vento. Cioè, io credo che... rispetto di retorica o ha una grande caratura morale, cioè sono due le cose. No, credo che la retorica c'entri ben poco in questo. È per dire, una persona davvero che sente le istituzioni in maniera completamente diversa rispetto a questi fanfaroni che guarda, ma io lo vedo certe volte in determinate congiunture. Guarda, Mattarella secondo me è stato veramente una balia. Io lo considero, molti l'hanno chiamato il padre, no? Veramente è stata la balia. Ma per me il nonno della nazione è stato, perché lui quando doveva consolare, consolava, ma quando doveva bastonare, io ha bastonato a tutti, certo, cittadini anche. E speriamo lo faccia anche tra qualche giorno nel discorso insediamento. Poi vedremo giovedì come... Poi ci arriviamo anche a giovedì, perché ci sarà appunto il discorso del presidente rieletto, presidente Mattarella, a Camere Riunite. L'appuntamento è fissato, se non vado errato, alle 15:30 per sì, giovedì prossimo 3 febbraio, nel pieno di Sanremo. Poi vabbè, un altro discorso Sanremo, però almeno gli italiani hanno modo di guidistarsi, prima Quirinale, Sanremo, poi ritornerà il calcio con la tornata delle coppe europee, insomma abbiamo fatto anche febbraio. Però voglio fare un attimo un passo indietro, lo voglio fare con Enrico, perché a me onestamente come si è mosso Renzi mi è piaciuto in un certo senso, perché poi alla fine Renzi è uno di quelli che non esce poi così male da queste elezioni, anzi ha dimostrato, ancora una volta ha dimostrato che comunque ci sa parecchio fare nella comunicazione, cosa che almeno da questo punto di vista, e senza ridursi al populismo becero utilizzato da altri candidati, non facciamo nomi, tanto sappiamo quali sono. Però dal tuo punto di vista, come è uscito Renzi politicamente e proprio come a livello comunicativo da queste elezioni?
Ma guarda, Andrea, io credo che per quanto riguarda Matteo Renzi, per usare, se mi è concessa, diciamo, una metafora calcistica, da un punto di vista squisitamente politico, Renzi ancora una volta, per quanto io lo detesti assolutamente, lo voglio dire subito perché non vorrei mai essere frainteso da questo punto di vista, ma nonostante tutto Renzi, per usare una metafora calcistica, si è dimostrato dal punto di vista squisitamente politico quel grandissimo allenatore che riesce ad arrivare magari ai margini della qualificazione Europa League pur avendo una squadra destinata alla retrocessione. Perché Certo. fondamentalmente lui è stato molto molto bravo, dal mio punto di vista, nel suo di fatto non fare nulla. Perché mai come questa volta Renzi non è che abbia fatto chissà poi cosa, ma è stato molto bravo a non fare nulla in maniera molto però puntuale, con grande continuità da questo Sì. punto di vista, passando la cosiddetta patata bollente agli altri, con la consapevolezza che gli altri erano assolutamente incapaci di gestirla, rafforzando poi indirettamente la sua figura, la quale poi fondamentalmente, al di là di qualche nome che può essere stato meno proposto da Italia Viva, al di là di qualche scivolone fatto soprattutto su Twitter da alcune delle sue più importanti dirigenti politiche, ma conti fatti Renzi esce come quello che paradossalmente prima di tutti propose, anche se tra i denti, anche se sottovoce, ma comunque propose in tempi non sospetti un tentativo per il Mattarella bis, e poi alla fine è andato a finire come gli si augurava. E penso che il fatto che comunque Mattarella sia stato comunque rieletto lo debba molto comunque anche proprio a questa capacità che io francamente non facilito a spiegarmi in qualche modo, ma grazie comunque a questa grossa capacità che comunque ha Matteo Renzi di in qualche modo influenzare, se vogliamo, anche un po' il comportamento di molti suoi colleghi della politica. Come fa? Francamente non lo so, però quello che so, credo di sapere, è che lui è molto molto bravo quando si tratta di prendere la palla, buttarla in tribuna oppure buttarla alla bandierina del calcio d'angolo, fin quando poi non ti arriva l'avversario addosso, ti tocca e tu guadagni il calcio d'angolo. È molto bravo a sfruttare quei pochi centimetri di cui comunque dispone con i suoi gruppi parlamentari, ed è molto molto bravo poi a far passare poi sistematicamente gli altri come degli incapaci. Tant'è che nella sua Certo. ultimissima intervista lui ci ha tenuto a ribadire che da quello che è successo in questi giorni la classe politica nazionale ne esce molto male, tirandosi fuori dalla partita, manco lui non fosse comunque in questo governo, al governo del paese, come se poi lui non sia stato al governo nell'ultimo governo, come se lui poi tra l'altro non faccia politica da quando aveva tipo 20 anni fondamentalmente. Certo. E da questo È punto di vista, figlio della Prima Repubblica anche lui, se vogliamo. figlio della Prima Repubblica, tra l'altro, e quindi è stato molto molto bravo. Da questo punto di vista, sì, dal mio punto di vista bisogna riconoscerlo. Probabilmente, credo che questo sia l'ennesimo segnale di quanto siamo rovinati dal punto di vista politico e non, ma probabilmente Renzi è tra i migliori, se non il miglior politico che siede nel nostro Parlamento. E questo è E tutto questa da la dice dire lunga sulla lunga. qualità E del. dopo questo noi potremmo anche spegnere, andarcene, diciamo, a casa già ci siamo, andarcene a passeggio, non so, andare a spaziare. Perché se Renzi è il miglior politico che abbia in Italia, allora è già un miracolo che non ci cade il tetto in testa. Guarda, se mi dissero una volta che c'è una grande differenza tra essere un bravo politico e un buon politico. Perché c'è il buon politico che è quello che tenta di fare politica, ma che giustamente viene affossato perché ha gli ideali. E poi c'è il bravo politico, che in questo caso è, penso, Renzi, Certo. che si sappia muovere nella sua realtà. No, da questo punto di vista Questo sicuro. davvero Demolition Man meriterebbe, anzi dovrebbe forse proprio fondare una scuola, però non di quelle che lui già sta fondando,
ma proprio una scuola per insegnare ai ragazzi, alle nuove leve, come si fa la politica, proprio nel gergo tecnico del termine, perché da questo punto di vista ha davvero molto da imparare. Basta che non insegni anche a scindersi dal suo storico partito politico un secondo dopo aver vinto le elezioni con i voti degli elettori di quel partito politico, poi per il resto secondo me avrebbe molto da imparare. Faccio una domanda provocatoria, ma dovremmo sempre ricorrere alla Prima Repubblica o ai figli della Prima Repubblica per risolvere le problematiche che abbiamo noi all'interno, ecco, delle varie vicissitudini politiche, oppure finalmente avremo un'evoluzione in tal senso? Allora, io vi auguro, almeno da questo punto di vista, mi rifaccio un po' ad un vecchio proverbio che dice: una volta raggiunto il fondo puoi solo risalire. Perché faccio grande fatica ad immaginare qualcosa di peggio rispetto a quello che abbiamo visto in questi giorni. Lo avete detto voi prima di me e lo avete fatto sicuramente anche meglio. Soprattutto Francesco e Arturo, quando hanno trattato anche il tema del rispetto e dell'importanza del momento istituzionale, anche della formalità di un momento importante come quello dell'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, noi in questi giorni abbiamo assistito fondamentalmente a un presidente del Senato che mandava un WhatsApp tra un bigliettino e un altro delle votazioni. Cosa vergognosa questa, tra l'altro, onestamente. Ti voglio bene, che vergogna. E quella doveva essere quella grande figura istituzionale, non a caso caldeggiata da Capitan Coraggio, perché poi voglio dire, tutto ha una logica in questo Parlamento. Abbiamo assistito a grandi elettori che non si sono presentati al voto, abbiamo assistito a grandi elettori lamentarsi del fatto che poi dovevano prendere il treno per tornare a casa, manco poi non lo facciano già tutti i giorni, qualcosa come 20 milioni di italiani per andare al lavoro. Esatto, esattamente. Abbiamo assistito in questi ultimi mesi a scene, oserei dire, patetiche, pietose. Non dimentichiamo che in questo Parlamento siedono persone che sono state allontanate di peso dai secondini dall'aula, siedono persone che si vota alla Camera dei Deputati e twittano: ci vediamo oggi pomeriggio in Senato. Cioè, insomma, abbiamo raggiunto davvero un livello molto 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 basso. Voi mi potreste dire: dopo toccato il fondo si può sempre scavare, anche questo è vero, ma non accada. E per ricollegarmi alla tua domanda, Andrea, io credo che sì, dovremo ancora rifarci ai superstiti della Prima e della Seconda Repubblica, che avevano tanti difetti e ne hanno combinate davvero tante e grosse, però in qualche modo anche a rivedere magari i filmati dell'epoca, le relazioni dell'epoca, i riscontri di quei tempi, almeno proponevano una parvenza proprio di rispetto, sì, del momento istituzionale. Poi al netto delle divergenze politiche, degli scontri, di tutto, però almeno la sensazione era quella di avere rispetto per il momento istituzionale. E io credo che da questo punto di vista il momento più basso si sia proprio toccato nel momento in cui per giorni, perché è stato un atteggiamento, non è certo, stato un controllo, sì, quando per giorni l'attuale presidente del Senato, nonché candidata tra l'altro a queste elezioni presidenziali, non staccare neanche per due minuti le mani da quel telefonino. Io mo vorrei capire, in quel preciso momento, tu sei la più alta carica dello Stato in carica in quel momento, perché stiamo vedendo il nuovo presidente. Il vecchio presidente sta avendo il semestre bianco, quindi formalmente in stand-by, in base a quanto dice la nostra Costituzione. Ecco, tu sei la più alta carica dello Stato, e che mentre si elegge la nuova più importante carica dello Stato guardi il telefonino. E quindi voglio dire, da questo punto di vista io credo che davvero peggio di così non si possa fare. Tra l'altro io ho trovato irrispettoso il fatto che lei sia rimasta allo scranno mentre c'era la conta delle schede, e lei andava a leggere
le schede, che poi tra l'altro era interessata allo scrutinio e poteva, in cui poteva essere eletta proprio lei stessa come Presidente della Repubblica. Già questo è un qualcosa che non doveva verificarsi. Abbiamo il precedente di Scalfaro, Presidente della Camera, che fu poi candidato, proposto anzi, da tutte il Parlamento presente nel 1992. Lui stesso non partecipò al conteggio delle schede, si mise in disparte perché sapeva che ormai sarebbe stato eletto. La Casellati, ecco, da questo punto di vista è stata abbastanza irrispettosa, però nulla batte l'episodio del telefono, e quello è qualcosa veramente di vergognoso perché appunto in quel momento sei il rappresentante dello Stato più alto in carica, con Mattarella in stand-by, come hai detto tu, perché col semestre bianco, e soprattutto in quel momento è la Casellati la persona più importante della Repubblica. Comportarsi in questo modo non è proprio un bel vedere. Ci stiamo avviando verso la chiusura. Una battuta da tutti e tre, cominciando da Francesco, poi Arturo, infine Enrico. Una previsione sul discorso di Mattarella e cosa ci dobbiamo aspettare da qui a un anno, finché non ci saranno le elezioni politiche in cui andremo a rinnovare il Parlamento, chissà con quale legge elettorale. Una battuta politica. No, guarda, non lo so. Mi viene in mente tipo Mattarella che fa tipo come Merlino: no, Lulu, arrivo, e parte a razzo volando via. L'unica cosa che mi può venire in mente. Però conoscendolo, cioè vedendo quello che ha fatto in questi anni, sì, altro che battuta, penso che rimprovererà anche molto seriamente la classe politica. Secondo me ci sarà poco da ridere quando parla, cioè ci sarà da ridere per noi magari, perché certo, a me diverte sempre un po' vedere le sue riprese. Che cosa ci aspettiamo? Io penso che adesso niente di nuovo, nel senso che fino a che non ci saranno le elezioni troveranno le varie cose da strumentalizzare per buttare merda sugli avversari fino ad arrivare alle elezioni. Cioè, ormai sì, è una prassi, niente di straordinario. Sì, secondo me. Ah, intanto, poi passo la parola a Francesco. C'è Rita Franco che salutiamo dal dietro le quinte, dall'altra parte della regia. Ci segnalo il tweet di Patrizia Prestipino che scrive... ha scritto anzi ieri: Casellati si distrae con il telefonino mentre l'aula in piedi applaude alla gioia del cuore di Mattarella. È uno spettacolo irritante che la dice lunga sullo spessore del personaggio. Felice che non sia diventata Presidente della Repubblica. Ora è chiaro, non è che stiamo facendo una trasmissione contro la Casellati, ci mancherebbe, solo che appunto se sei Presidente del Senato quantomeno dovresti avere un atteggiamento decoroso. E questo tweet, Andrea, già è grave che la Casellati sia il Presidente del Senato. Fammelo dire, quello è gravissimo, è di una gravità estrema che la Casellati sia il Presidente del Senato, però sì. Vabbè, diciamo, si potrebbe parlare per ore, diciamo, rispetto all'opportunità o meno di avere la Casellati viene dal mare con tutte le cose che scranno. Ma con tutte le cose che devono fare in Egitto, dove pure c'è una crisi internazionale, con un Barak che fatica a trovare un degno erede politico e non delle sue attività, voglio dire, ma perché questa signora non se ne torna, voglio dire, no, a sostenere la nipote di tale leader, sicché la votò anche come effettivamente parente nel Parlamento? Tematiche che poi magari affronteremo in altre puntate. Francesco, mi aspetto sicuramente un discorso perentorio, un discorso insomma che sia un misto tra quello che abbiamo visto a Capodanno, insomma, con un Mattarella inedito da questo punto di vista, molto, molto strong, e anche un mix tra questo tipo di discorso e quello che fece alle Camere nel 2013 Giorgio Napolitano. Mi aspetto insomma che detti, ecco, un cronoprogramma, dire che comunque insomma ecco, queste sono le cose che bisogna fare assolutamente
finché anch'io giustamente potrò godermi la mia pensione, perché come ho detto anche all'inizio della trasmissione, non credo che si tratterà di un settennato, io credo che rimarrà appunto come ha detto lo stesso Mattarella, rimarrà fin quando serve, e fin quando serve credo il termine venga segnato dalle elezioni del prossimo anno e anche un po' dalla gestione che quest'anno verrà fatta del PNRR da parte del governo, ragion per cui sono contento che Draghi sia rimasto insomma a Palazzo Chigi. Non era necessario fare anche, ecco, non abbiamo parlato di questo, anche di Draghi, ecco, tra i possibili, tra i papabili, credo che sia stata anche una scelta abbastanza scellerata quella di metterlo in ballo. Comunque, appunto, mi aspetto un discorso molto serio, molto perentorio, nel quale, ecco, signori, volete che avete voluto a gran richiesta che io rimanessi al Quirinale, però da oggi si fa così, insomma, fare proprio il padre di famiglia severo, non che fino a questo momento non sia stato, però insomma evidentemente c'è bisogno di strigliarli un po', perché altrimenti non capiscono bene il Parlamento. Enrico, una battuta finale su Mattarella e su quello che potremmo vedere in quest'anno partito già adesso, che terminerà poi con le elezioni politiche del prossimo anno. Sì, diciamo anch'io come Francesco mi aspetto un Mattarella tra virgolette inedito, nel senso che me lo aspetto molto severo e capace, con quella che comunque la sua immensa autorità istituzionale e personale, capace di dettare la linea di quelle che sono le priorità, prima poi ovviamente di arrivare poi a quando si dovrà votare. Che vigili sul fatto che questa banda di simpatici scapestrati poi realizzi quelle che saranno le sue indicazioni, anche se io in cuor mio sogno sempre il coup de teatro, come dicono a Parigi, cioè il colpo di teatro finale, cioè mi aspetto un Mattarella che sciolga le camere, li mandi tutti a casa, ci rimandi a votare, ma non perché io voglia votare assolutamente, ma perché sono fermamente convinto che se si andasse a votare da qui ai prossimi due mesi, gran parte di questi eletti non verrebbero riconfermati dalle segreterie dei loro partiti e poi fondamentalmente dagli elettori. Siccome purtroppo questo mio sogno non si realizzerà mai, no, anche il mio sogno non si realizzerà mai, ma proprio perché Mattarella, a differenza mia, è una persona saggia ed è una persona che ha il vero polso della situazione del momento, cosa che io non ho, quindi meno male che il presidente Mattarella c'è. Cosa aspettarmi da qui a un anno? Bella domanda. Io credo che ne succederanno di cose, perché bisogna un attimino capire come andrà a finire e che esiti produrrà fra interno il Movimento 5 Stelle. Bisognerà capire quanti altri giorni passeranno prima che dal cuore vivo del PD esca fuori l'antagonista ufficiale al segretariato di Letta. Bisognerà capire come si comporterà il centrodestra, il quale a detta della Meloni in questo momento non vede una coalizione, almeno non la vede formalmente, in quanto con la Lega, cito testualmente, al momento non siamo più alleati. E quindi insomma ne succederanno di cose, e sempre per citare Giorgia Meloni, come ha recentemente twittato, io ho paura che niente cambierà finché nulla cambierà, proprio per insomma, concludere rispetto a quello che abbiamo detto prima, proprio sul livello istituzionale delle più alte figure in grado che in questo momento siedono nel nostro Parlamento. Insomma, sarà un anno veramente molto, molto interessante, però temo che sia anche un anno macabro dal punto di vista politico e dal punto di vista della comunicazione. Ho paura di quello che uscirà, soprattutto sui social, però analizzeremo anche questo. La puntata ormai è giunta al termine. È volata anche questa, non abbiamo parlato di tutto, in realtà era impossibile, però diciamo che la scaletta l'hanno scritta stesso i politici, i grandi elettori a Montecitorio, però diciamo che l'essenziale l'abbiamo trattato, spero che sia
sia piaciuto ai spettatori, a tutti quelli che poi hanno avuto modo di vederci e che hanno interagito. Faccio un attimo un riepilogo, cioè la puntata la potete poi riprendere anche su Twitch nei prossimi 15 giorni, andrà in differita tra una mezz'oretta su Facebook, pagina Un Caffè con Cardi, e su YouTube canale Andrea Cardinale. Lì potete poi riprenderla quando volete, perché resterà lì. Su Twitch però solo per 15 giorni. Ringrazio allora gli ospiti, cominciando da Francesco Castaldi. Grazie mille, Francesco. Buonasera a tutti e grazie Andrea, grazie per questo momento di confronto. Grazie mille anche a Enrico Nappi. Ciao Andrea, grazie a tutti, buona serata a tutti e speriamo a presto. E grazie anche ad Arturo Perrotta, e ricordo l'appuntamento, il suo sempre su Twitch, sul canale Team Foratini, Insert Coin, insieme a Chiara Scalera. Io sono stato ospite della prima puntata della nuova stagione. Grazie mille Arturo per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. E allora, io non vi do un appuntamento preciso perché questo era uno speciale Quirinale, credo che andremo avanti poi con altri speciali, un po' come Bersaglio Mobile di Mentana, senza programmazione quando arriva è il momento opportuno. Io vi posso dire soltanto grazie di cuore per averci seguito e per tutte le volte che rivedrete questa puntata. A risentirci, a presto, buona serata.